con noi c'è Francesco Amodeo. Buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti. Modo migliore per definirti e per definire il tuo lavoro, la tua opera, qual è, Francesco? Cittadino d'inchiesta, autore del libro La Matrix Europea. Questi sono... Completa un po' il quadro, sì, va bene. Sì, tra l'altro la Matrix Europea, che chi la legge? Lo stiamo vedendo. Sì, stiamo vedendo in TV. Io incontro persone che leggono questo libro, voglio dire, anche in famiglia, che rimangono con gli occhi di fuori. Dice, ma è tutto vero? Purtroppo sì. Perché le persone, tante volte noi vogliamo mettere la polvere sotto al tappeto, non vogliamo accorgerci dei problemi, poi ci travolgono tutto insieme, e invece è giusto fare l'opera di Francesco, cioè leggere questi libri, cioè accettare che esiste anche una realtà diversa da quella che noi ci illudiamo che possa essere, e quindi prendere le giuste precauzioni. Comunque Francesco, riprendi il discorso di prima, io ti ho interrotto, ho voluto metterci un po' di carico sopra, però mi riallaccio proprio su quanto stavi dicendo anche del libro. Dobbiamo assolutamente imparare dal nemico, perché sapete come agisce il vero potere? Quello in pratica che ha dichiarato guerra ai popoli, guerra alle democrazie e quindi guerra a noi sovranisti, quello che nel mio libro io definisco il cartello finanziario internazionale. Loro hanno creato delle organizzazioni i cui membri sono spesso in contrasto tra di loro, hanno idee diverse, hanno spesso obiettivi di business diversi e sono spesso in competizione, ma sanno una cosa, ossia che il vero ostacolo alla realizzazione dei loro interessi sono le democrazie, sono i popoli sovrani, sono i diritti dei lavoratori. Sanno benissimo che se queste tre cose emergono, loro rischiano l'implosione. Quindi quando avvertono questo pericolo, bloccano tutto. Si chiudono per tre giorni in un hotel, nella sede di un potentato finanziario, e pianificano le strategie contro i popoli e per imporre i propri uomini al governo. Solo dopo esserci riusciti riaprono alle loro competizioni interne, quindi le loro questioni di business, ma prima si mettono al sicuro contro il loro principale nemico, che saremmo noi popolo, noi Stato nazionale, noi democrazia, noi sovranisti. Ma questo, e voi me lo insegnate, succede anche nelle organizzazioni criminali, clan dello stesso quartiere che si fanno la guerra tra di loro, tranne quando si tratta di andare contro lo Stato o contro le forze dell'ordine. Allora in quel caso fanno quadrato per respingerlo, lo Stato, quindi le forze dell'ordine, dal quartiere. I sovranisti invece no. La guerra in Italia ce la facciamo interna tra di noi, anche in presenza di un nemico comune che ha messo adesso di nuovo le mani sul nostro governo, quindi in un periodo di massima emergenza. Allora il mio appello è questo, ed è rivolto a tutti i movimenti sovranisti che io ritengo siano validi, al di là dell'approccio sbagliato del quale abbiamo parlato prima. Mi rivolgo quindi per esempio allo stesso Vox, al fronte sovranista italiano, a Riscossa Italia, ma tanti altri. Siamo capaci di riunirci tra di noi anche per due giorni consecutivi, anche nella sede di Radio Radio, in qualsiasi sede messa a disposizione a Roma, che è la capitale d'Italia, portando 20 esponenti, quindi circa un esponente di ogni movimento per regione. Riusciamo a creare un gruppo, chiuderci dentro, parlare tra di noi e provare a trovare delle strategie per remare nella stessa direzione e creare realmente un gruppo operativo in tutte le regioni, ma operativo in maniera immediata, dove noi sappiamo di avere un nemico di fronte alle strategie per combatterlo, quindi senza divisioni. Poi dopo, a liberazione del paese avvenuta, vi volete cercare l'alleanza con Putin, volete giocare alla geopolitica, lo fate, volete uscire dalla NATO, lo proporrete, ognuno poi proporrà il suo programma anche utopico, non fa nulla, non ridimensioniamo mai i sogni delle persone. Ma dopo, ora riusciamo a sederci attorno a un tavolo per 48 ore, guardarci negli occhi e dire ok, ci chiamiamo tutti sovranisti, riusciamo a mirare alla sovranità e quindi alla liberazione del paese, riusciamo a consegnarlo agli italiani, perché quello è l'unica cosa che deve mettere in comune tutti i sovranisti.
riuscire a riconsegnare il paese agli italiani, toglierlo dalle mani del cartello finanziario internazionale e consegnarlo al popolo italiano. Poi quali saranno le strategie dopo, quale sarà il piano industriale, se deve essere dalla parte degli imprenditori, se deve essere dalla parte dei lavoratori, se deve essere con le idee di sinistra, con i valori di destra, con le parole di centro, quello lo decidiamo dopo. Ora liberiamo il paese, tutti insieme, ma abbiamo il coraggio di sederci, guardarci in faccia, rinunciare ai leaderismi, mettere alcune cose da parte e agire come un fronte comune senza voler innaffiare solo il proprio orticello. Se siamo in grado di fare questo, io do la mia massima disponibilità, sono sicuro che Radio mi aiuterà in questa missione. Abbiamo, credo, anche delle sedi a disposizione, forse lì in radio, da qualche parte dove poterci riunire. 48 ore, dobbiamo sederci, dobbiamo stilare un programma di liberazione del paese comune, dobbiamo eliminare tutte le sigle, ci chiamiamo sovranisti, poi ognuno col proprio gruppo, col proprio direttivo o con le proprie dinamiche interne. Se riusciamo a fare questo, se non ci riusciamo, perlomeno smascheriamo chi sta portando semplicemente acqua al proprio mulino e chi invece sta lottando per la causa comune. Ecco, l'entusiasmo di Francesco Amodeo è veramente straordinario, è bellissimo. E a me piace molto questo atteggiamento, perché Francesco è un ragazzo giovane, così come Diego, e come lo siamo anche noi, un po' meno, abbiamo detto. Esatto. Però molte persone sono scettiche nei confronti di una ripresa di conoscenza dell'italiano, di un ripristino della coscienza civica, della coscienza nazionale. E tu che dici, Francesco? No, assolutamente. L'ottimismo è sempre la chiave di tutto. Il mondo è così come noi lo osserviamo. Se noi lo osserviamo con questi occhi puntati al catastrofismo, non possiamo aspettarci altro. La fisica quantistica insegna una cosa che è bellissima, che è stupenda, che è l'effetto osservatore. Sì. Quindi il modo in cui osserviamo le cose cambia le cose che osserviamo. Quindi noi dobbiamo semplicemente creare un polo unitario, cominciare a guardare con ottimismo alle soluzioni, non al problema, e le soluzioni arrivano. Quindi io non mi sento mai di lanciare appelli negativi, perché so invece l'importanza della positività e del mantenere la propria visione positiva, quindi agire direttamente sulle cose che osserviamo, perché noi non siamo osservatori ma siamo partecipatori, quindi dobbiamo assumerci le responsabilità di quello che accade. È troppo facile dare la colpa sempre ai fattori esterni, tutto dipende da noi. Se noi riusciamo a federarci, se noi riusciamo ad avere una squadra unitaria con gli stessi obiettivi e andare nella direzione del bene del paese, noi questo problema e questo paese lo togliamo dal fango. Io ci credo e ne sono convinto. Bene, grazie. Allora, noi siamo ai saluti, Francesco, grazie, buon lavoro. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.